Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del quarto classico Disney, un film del 1941 e sto parlando di Dumbo, l'elefante volante. Allora ragazzi, devo dire che questo film veramente non lo vedevo da, penso, minimo 15 anni, cioè era davvero tanto che non visiono questo film e devo dire che questo da piccolo era uno dei miei film preferiti della Disney e rivedendolo oggi capisco anche il perché, perché diciamo è un film molto molto semplice. Qui Walt Disney prende uno stile, una strada completamente diversa di quella che ha preso con Biancaneve, con Pinocchio, con Fantasia, completamente diverso da Fantasia. Perché lo stile proprio del disegno, ho notato, è molto più semplice, molto più non infantile, però è il film proprio è diretto ad un pubblico di giovanissimi. Ed è diverso rispetto agli altri film che magari c'era molto più pathos, c'erano molti più, ecco, momenti anche maturi rispetto a un Biancaneve, a un Pinocchio. Ecco, faccio paragoni con questi. Con questi film, soltanto con questi film, perché praticamente questi erano usciti all'epoca. Quindi Walt Disney prende una strada completamente diversa con questo film. Uno stile molto più semplice, molto più, ecco, da cartone animato proprio, rispetto proprio a un film cinematografico. Però il tutto funziona. Pensate che questo film vinse persino l'Oscar per la miglior colonna sonora, ed è così. Cioè, io rivedendolo oggi, c'è una colonna sonora, è bellissima. Cioè, per i primi 20 minuti ci sono pochissimi dialoghi e la fa da padrone la colonna sonora. La scena, per esempio, del treno che parte, che viaggia, che caricano tutta la roba del ciclo, cioè, quella è memorabile, quella è rimasta, secondo me, nella storia della Disney, proprio del cinema. C'è una colonna sonora bellissima. Poi il film è molto particolare perché vediamo, ecco, questo elefante che nasce praticamente. C'è questa metafora bellissima con la cicogna, con la madre, ecco, che nasce e purtroppo nasce con delle orecchie gigantesche. E il tutto il film è tutto un accettarsi, una metafora sull'accettazione di se stessi, sul rendere magari i propri difetti, le nostre migliori qualità. Che ragazzi, ricordiamoci, questo film è uscito nel 1941. È un qualcosa che, se ci pensate ancora oggi, se lo vedete, fa sia male Dumbo che fa comunque pensare. Ecco, un bellissimo film da far vedere, secondo me, a tutti, ai bambini. Un film che non disturba per niente, nonostante non sia oggigiorno uno dei miei preferiti. Lo era quando ero piccolo perché, ecco, vedendolo mi sono ricordato di come questo film mi faceva sentire, cioè mi faceva sentire, ecco, non so come dire, però accaldato, diciamo, mi faceva sentire in un ambiente accogliente, ecco, così, ecco, come se fossi coccolato durante tutta la visione del film. Un film che comunque non è lunghissimo. Questo film è uno dei più corti della storia Disney, dura appena 63 minuti, quindi un'oretta, quindi niente, è uno dei film, si vede proprio, uno dei più semplici. Abbiamo questo elefantino che, ecco, nasce con questo difetto e deve imparare ad accettarsi e il mondo deve imparare ad accettarlo, ecco, ma riavrà la sua ribalta proprio quando scoprirà che le sue orecchie, ecco, gli daranno la possibilità di volare, quindi diventerà praticamente una star. Si capovolgerà la situazione della sua vita, praticamente. Una metafora bellissima, perché ci sono davvero delle scene bellissime in questo film, accompagnate da una musica stupenda per tutto il film. Non c'è un secondo che il film non dia delle note positive proprio a livello musicale. Per esempio, c'è la scena dove Dumbo va a trovare la madre, che ancora oggi, mamma mia, è un qualcosa di straziante rivederlo, un qualcosa di veramente che
che ti fa commuovere, ecco. Ma anche la scena dove tutti gli animali ricevono, ecco, dalla cicogna un cucciolo, un bambino, un figlio, e vedi la madre di Dumbo che attende, ma non arriva questo figlio, e ci rimani malissimo. Ecco, sono delle piccolezze per tutto il film che veramente tu diresti: mamma mia, ma come fa ancora ad oggi questo film ad emozionarmi così tanto con la sua semplicità? Perché, ripeto, è un film che comunque rimane semplice dall'inizio alla fine. Questo è il classico d'animazione, secondo me, che più si addice ad un pubblico dai 3, 4, 5 anni, 6 anni. Cioè, è proprio un film che non li disturberà per niente, secondo me. E parlando di disturbi, ci sono delle scene che comunque rimangono, come la tradizione Disney, forti, ma non sono forti per un pubblico, ecco, un po' più adulto, come per esempio lo era per Biancaneve, che là veramente erano forti. La scena, per esempio, dove Dumbo viene preso in giro più volte dai bambini nel circo, dove se lo tirano e la madre impazzisce, ecco, quello è forte, ma può essere forte per un bambino. Oppure, non lo so, c'è questa scena, la scena che è diventata famosissima, la scena degli elefanti rosa. Ecco, quello è un pezzo d'arte, perché è vero, potrebbe risultare inquietante, però io la trovo una genialata. Far ubriacare l'elefantino con il suo amico topo, che mi pare si chiama Timoteo, non viene mai detto nel film, però ufficialmente si chiami Timoteo. È una genialata, perché ci sono delle cose artistiche, delle scene, dei pezzi in quella scena veramente fantastici, impensabili forse all'epoca. Poi tutto il film, secondo me, oggi è uno dei meno proposti anche dalla stessa Disney, se non per il personaggio di Dumbo, perché tutto il film è pieno di roba che viene definita razzista, cioè, e io non riesco a capire il perché. Veramente, è vero, ci sono delle scene, per esempio all'inizio vediamo delle scene dove, quando costruiscono il circo, ci sono delle frasi che vengono dette dai lavoratori, che sono tutti lavoratori afroamericani, che non proprio ti aspetteresti, però vabbè. Poi c'è la scena dei corvi, che anche quelle sono una rappresentazione dello stereotipo afroamericano, jazz. Degli anni 40, degli anni 30, ecco, di quell'epoca. Comunque il film va comunque contestualizzato, e non mi sembra il caso di impedirne la visione oggi, perché ecco, comunque ci sono delle scene di alcol, comunque ci sono delle scene di fumo, intendo di fumo di sigaretta, ecco, ci sono degli stereotipi razzisti, che potrebbero dar fastidio, ma non bisogna nascondere ciò che è stato fatto in passato, cioè non puoi storpiare la cultura perché oggi magari ritieni una cosa non giusta, non è giusto, comunque fa parte della storia. E poi c'è da dire che io da piccolo tutte queste cose che fanno male, non si sogna vedere, non le ho mai percepite, non le ho mai percepite, perché il film non parla del fumo, non parla dell'alcol, c'è cioè la scena. Anzi, secondo me i bambini fanno bene a vedere ecco, un personaggio che fuma un sigaro o una bottiglia di champagne, come si vede, perché fa parte della vita. Fa parte della vita, non gli nascondi niente, non gli fai vedere niente di drammatico, ecco. Quindi sono delle critiche abbastanza stupide oggigiorno che vengono fatte, però purtroppo ci sono. Ci sono persino dei gruppi di genitori, ecco, che impediscono la visione di certi prodotti perché ci sono queste scene. In primis fra tutti scene con alcol e sigarette e tabacco. Ma lasciamo perdere. Comunque io reputo questo film una piccola gemma. Non è di certo un capolavoro. Un capolavoro forse a livello affettivo, perché il ricordo che abbiamo tutti di Dumbo è un ricordo tenero, un ricordo dolce, ecco. Questo legame che si crea tra Dumbo, la madre e diciamo, i personaggi che più gli vogliono bene attorno a lui, è un legame veramente che ti rimane dentro, perché Dumbo si fa voler bene. Dumbo è un film semplice che si vede
con amore dall'inizio alla fine. Si vedono tante cose che Disney veramente amava, in primis fra tutti c'è l'amore della madre, che lo ha sempre sostenuto a Walt Disney, e questo lo si percepisce tra Dumbo e la madre, e poi soprattutto c'è l'amore che Disney aveva per i treni. Il film inizia con un treno, il film finisce con un treno e la canzone principale è quella del treno. Se ci pensate, il film inizia con la canzone del trenino Casimiro, il trenino poi che è stato riproposto in tanti altri cortometraggi, persino nei Disneyland, nei vari Disneyland, non c'è un Disneyland senza un trenino, e quindi questo film è puro Disney, forse il Disney più originale. A livello di storia, ecco, a livello di contenuti rispetto agli altri, perché comunque Fantasia sì era originale, ma era originale a livello artistico, secondo me, a livello visivo. Questo invece è originale, il primo originale concepito proprio, è vero, non è una storia originale scritta da Walt Disney, se non mi sbaglio, però comunque è la storia che ci ha messo più del suo, ecco, diciamo così, nel senso di creatività. Di storia, non a livello artistico, per carità, perché comunque il film a livello visivo è uno dei più semplici, uno dei più, tra virgolette, non infantili, però come ho già detto si rivolge a un pubblico di piccolini, ecco. Consiglio comunque la visione con i bambini perché secondo me, visto insieme ai genitori, io ne ho un ricordo bellissimo di questo film. Non posso non posso dire niente di più di questo film se non guardatelo. Perché veramente ne vale la pena. Due parole sul live action che hanno fatto, che è uscito recentemente, diretto da Tim Burton. Secondo me, Tim Burton è riuscito a riportare lo spirito del cartone, del film originale, però i film originali rimangono sempre quei film originali, cioè, non c'è niente da fare. Sono davvero pochissimi i live action che forse riescono. Se non a eguagliare, almeno a stare al pari passo con la controparte animata. Quindi Dumbo 1941, quarto classico Disney. Guardatelo perché ancora oggi, secondo me, va studiato, va visto perché è pieno di piccoli spunti interessanti. Niente, per ora è tutto e come sempre noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!